Che differenza c'è tra sogni e obiettivi? Ciao, sono Antonio Izzi di Alforex e oggi parleremo proprio di questa differenza. Allora, intanto iniziamo a definire i due termini. Un sogno è più che altro una speranza, un desiderio, un qualcosa di abbastanza vano, mentre un obiettivo è un sogno che ha già un piano d'azione. Quindi la differenza è proprio il piano d'azione, che è un elemento pratico e ben definito, o così dovrebbe essere. Proprio su questo argomento, tra l'altro, nei mesi precedenti su questo canale abbiamo fatto svariati webinar, ma tornando a noi, quindi l'elemento principale che fa sì che possiamo raggiungere i nostri obiettivi è proprio quello di avere un piano d'azione ben definito. Secondo la mia personale esperienza, è proprio in questa fase che la maggior parte delle persone, diciamo che va in difficoltà, perché o pianifica male o non lo fa affatto. E invece, come abbiamo visto, la pianificazione è alla base del raggiungimento degli obiettivi. Quindi, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, non possiamo fare altro che imparare a pianificare. In realtà, vi devo dire che il nostro cervello è naturalmente portato per la pianificazione, infatti abbiamo proprio delle aree cerebrali che costituiscono il nostro planner proprio, quindi si occupano proprio della pianificazione. Ma purtroppo molto spesso parecchi di noi, al posto di rimanere concentrati su quello che devono fare e sul proprio piano d'azione per raggiungere i propri obiettivi, diciamo che si fanno defocalizzare e si perdono da quello che è il mondo esterno, che logicamente ci porta a dare importanza ad elementi che spesso, più che avvicinarci agli obiettivi, ci allontanano da essi. Allora, se vi fa piacere, proprio su questo punto vi do un piccolo suggerimento di come faccio io normalmente per rimanere focalizzato. Ogni sera, prima di dormire, faccio un po' il punto della situazione e mi faccio un po' di domande. Mi chiedo che cosa ho fatto oggi che mi avvicino al mio obiettivo. Ma cosa ho fatto proprio in maniera pratica? E se nel caso mi accorgo che è una giornata in cui, in un certo senso, non ho fatto nulla o comunque ho fatto delle cose che non erano focalizzate all'obiettivo stesso, non demordo, anzi, dico: ok, oggi è andata così, da domani ritornerò sulla strada del mio obiettivo. Quindi questo esercizio serale vi posso assicurare che nel corso del tempo, ovviamente è tutta una questione di abitudini. Nel corso del tempo vi darà sicuramente la capacità di rimanere focalizzati e rimarrete focalizzati, perché proprio lo fate voi con 5 minuti ogni sera prima di addormentarvi. Quindi noi dobbiamo, è vero, sognare, ma dobbiamo essere bravi a trasformare i nostri sogni in obiettivi e lavorarci quotidianamente. Sforzarci quotidianamente. L'unico modo per raggiungere gli obiettivi, l'abbiamo detto, è proprio quello di rimanere focalizzati sul piano d'azione che ci permetterà di raggiungerli. Al contrario, farci defocalizzare, farci prendere da quello che è il mondo esterno e che spesso, non è in linea con i nostri obiettivi, ci porterà al fallimento o comunque all'abbandono di quelli che sono i nostri desideri o i nostri sogni. Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa piccola pillola di mindset. Ci vediamo la prossima settimana, ma prima di chiudere vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina per non perdere tutti i contenuti. Ciao a tutti!